Dio ti dà riposo. A volte i nostri computer o smartphone si saturano. Probabilmente ti è già successo. Troppe applicazioni in background, troppi processi in memoria. In questo caso un metodo semplice per risolvere il problema è quello di riavviare il dispositivo. Spesso funziona molto meglio e molto più velocemente dopo averlo riavviato. Ma per qualche secondo lo schermo diventa nero e ti viene chiesto di nuovo la password. Questo è quello che mi è successo qualche anno fa durante un anno sabbatico. Dio mi ha permesso di riavviare il mio interiore ed esteriore. Per alcune settimane ho perso la mia creatività, ma grazie a questo periodo di rinnovamento tutto è tornato in ordine, permettendomi di funzionare ancora più velocemente e con una passione rinnovata. È stato alla fine di questo periodo che Dio ha messo nel mio cuore di iniziare un miracolo ogni giorno, che ora sta benedicendo molte persone nel mondo. Incluso te, spero. Sapevi che anche Dio stesso si è riposato? Dopo aver lavorato attivamente per 6 giorni creando il mondo, Dio si riposò il 7° giorno. Poi ha istituito nei 10 comandamenti un riposo per il suo popolo, il sabato. Questo riposo settimanale era l'immagine del riposo perfetto ed eterno che Gesù avrebbe portato il giorno in cui sarebbe venuto in questo mondo. Questo riposo non deriva dalle nostre opere, ma si basa unicamente su Gesù, colui che ci dice: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Matteo 11:28. Ti senti stanco, appesantito, esaurito? Vai a Gesù in questo momento. Lui è il tuo pastore e ti darà riposo, un riposo fisico, mentale e spirituale. Ecco un suggerimento per oggi. Accetta di essere guidato da Gesù. È mite e umile. Mettiti alla sua scuola. È il maestro perfetto e la tua vita troverà il suo compimento nel riposo divino. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò riposo. Gesù. Grazie di esistere. Eric Sellerier.